Oh, bella ragazzi e bentornati qui sul mio canale. Allora, avete visto la top flop di quest'anno da 3,5? Perché sì, per fortuna non ci sono stati troppi titoli che non mi sono piaciuti. Per la top invece, ragazzi, non potevo mettere 3 titoli. Cioè, come avrei potuto fare metterne 3? No, quindi è una top 5. Ci tengo a precisare un aspetto, sono tutti giochi che, vabbè, chiaramente ho finito, che mi sono piaciuti tanto, e la differenza tra loro, anche se dal quinto al primo, al quarto al terzo, terzo, secondo, eccetera, eccetera, non c'è discriminazione, non stiamo parlando che il terzo è fatto male rispetto al secondo, ok? Non è questo, non è così che io identifico la classifica. È da un punto di vista di gusto personale e piacere personale, ma sono generi talvolta completamente diversi tra di loro. Quindi sì, mi piacciono, ma diciamo che alcuni di loro meriterebbero un primo posto, cioè se non tutti quasi meriterebbero un primo posto, perché sono generi diversi tra di loro, quindi perché confrontare una roba da un'altra se tra di loro non hanno senso? Dunque, sì, è una classifica di gradimento, però credetemi che anche i posti che non sono al podio valgono tantissimo. Partiamo subito con il quinto posto della classifica, dove troviamo Mafia Definitive Edition. Non avrei mai pensato di mettere un Mafia, un titolo di questo genere qua sul mio canale. Perché? E neanche nella top. Ma perché? Perché non mi piace? No, semplicemente perché io non avendo, o meglio, avevo provato il primo Mafia per PC, avevo fatto letteralmente 2 missioni, ok, quando uscì. Sì, mi piaceva, però nella mia testa da adolescente dicevo sempre, vabbè, GTA è meglio, quindi lo scartavo. Quest'anno invece l'ho riprovato appunto per Xbox, mettendolo dentro sulla One X, perché per la Series X non è ottimizzato. Ho trovato un gioco davvero fatto bene. Dal punto di vista cosa? La trama fatta benissimo, ragazzi. Veramente ti sembra di stare dentro a un contesto criminale, ti fa anche la recitazione, la regia, i modelli sono fatti davvero bene, hanno fatto davvero un ottimo lavoro, i filmati sono fantastici, il gameplay è leggero, le missioni sono tutte lineari, non, anche se è un open map, ok? Perché sì, è un open world, ma molto a grandi linee, però ti permette di esplorare la mappa, alla fine voi andrete sempre a fare la missione principale perché non avete attività secondarie da fare. Questo secondo me, per allora, ma anche adesso, se volete un gioco che non sia troppo chiuso, secondo me è un gran punto a favore perché vi permette di rimanere concentrati sulla trama e di non andare a deragliare a destra e a sinistra. Ragazzi, la classifica è davvero succulente, è davvero difficile, non è facile dare un ordine, però nella mia testa ce l'ho e sono anche convinto di quello che dico. Quindi al quarto posto un bel The Last of Us Parte 2. E voi direte, com'è possibile? È possibilissimo, perché il primo capitolo non ha fatto cagare. Il primo capitolo è stata una svolta per il genere. Veramente, a livello di trama, il primo spaccava rispetto a un sacco di titoli. Dal secondo non potevi aspettarti diversamente. Quindi a livello di aspettative, tu sapevi già che sarebbe stato un ottimo lavoro. Non hai dovuto scoprire di che genere di gioco stessi andando a fare, insomma, che tipo di gioco fosse, una nuova IP. No, era un capitolo 2. Quindi già lì è tanta aspettativa, che per carità poteva tranquillamente essere distrutta se fatto male. Difatti, non stiamo parlando di flop, ma di top. Quest'anno qui si merita il quarto posto. Ma perché? Perché sul podio quest'anno sono usciti un sacco di giochi fighi. E qua. Non avrei mai creduto di metterlo, o meglio, di non metterlo al primo posto. Nella mia testa lo stavo già visualizzando al primo posto, penso già da che se ne parlava durante tutto l'anno. Però devo dire che, insomma, ve lo faccio vedere. Lui, Cyberpunk. Cyberpunk, ragazzi, si merita il podio vero e proprio. Questo giro sì, siamo sul podio, siamo nella top 3 della top 5. Si merita il terzo posto perché? Perché allora è una nuova IP, è un gioco che spacca dal punto di vista di gameplay, di dettaglio. Non lo so, l'ho finito, non mi è venuto da dire è un capolavoro. Non capitemi male, come ho detto come premessa all'inizio, stiamo parlando dei miei giochi preferiti dell'anno, cioè, quindi non sto dicendo che mi fa schifo. Ma non mi ha fatto urlare al miracolo, ok? Non mi ha fatto urlare al miracolo. Il miracolo me l'ha fatto urlare
Red Dead Redemption 2. Se ci fosse stata una top nel 2018 o anche nel 2019 facendo una menzione ad honorem o semplicemente citandolo per dovere come ho fatto nella flop con un altro titolo che non vi dico, ma andate a vedere la flop per capire, lo avrei messo al primo posto Red Dead Redemption 2. Io mi sarei fatto anche un tatuaggio sul titolo, non sto scherzando, perché non lo so, cioè ha fatto centro sulla trama, c'era le scelte, ti sembrava veramente di vivere un mondo aperto ed è quello che mi aspettavo da Cyberpunk, ma purtroppo non è così. Non è così perché non è allora hanno puntato sulle migliorie o sui dettagli in tanti aspetti dal punto di vista di trama, scelte, ok, e poi descrizioni e contesto, atmosfera generale, descrizioni, lì sì hanno puntato molto sui dettagli, ma dopo non ti viene da viverci dentro, è tutto open e chiuso allo stesso tempo. Quando vai nelle sezioni dove puoi entrare c'è un livello di dettaglio molto profondo, però sono poche quelle sezioni lì in cui puoi entrare. Può essere benissimo che io non le abbia viste, magari ho fatto la metà delle secondarie che dove, in cui avrei potuto vedere altri aspetti, o magari, non lo so, mi aspettavo una mappa gigantesca per esempio, ma in realtà è una mappa modesta, ma non è piccola, ma neanche enorme da dire mi ci perdo, ok? Quindi un po' di aspettative non è che mi sono state infrante da loro, ma le ho avute io, e credetemi, non c'entra un cacchio tutta la polemica di cui avete sentito, cioè il voto non è stato minimamente influenzato da quella polemica, anche perché ragazzi l'ho giocato su Series X, quindi, e stiamo arrivando sempre più vicini alla vetta. Una vetta che fino a qualche mese fa la vedevo già cavalcata, no? La vedevo già lì, questo gioco qua che sto per farvi vedere lo vedevo già lì alla vetta, se non fosse stato per un titolo uscito poche settimane fa. E sto parlando di lui, Ghost of Tsushima. Ragazzi, io questo gioco qua sì, io questo gioco qua mi sono letteralmente innamorato. Cioè, non è stato amore a prima vista, ok? Ma mano a mano che l'ho giocato, questo gioco qua, anche adesso, veramente, nella top, ragazzi, io ho messo i giochi del quale vorrei tuttora giocarci nonostante ci sia un sacco di carne al fuoco, ragazzi. Ho COD, ho lo stesso Cyberpunk, ho un sacco di titoli dove posso giocarci, nonostante ciò, io voglio giocare ancora a questi titoli qua. Questo per me è il vero Assassin's Creed, questo per me è al capostipite di un open world, di un open map dove potete fare quello che volete, ovviamente nell'ambito action, ok? Perché mi è piaciuto? Ha tolto tutti i paletti di questa tipologia di gioco, ok? Tutti gli aspetti di Assassin's Creed che a me piacevano l'hanno piazzati in questo contesto qua orientale e mi hanno fatto amare l'Oriente, quando a me, rispetto all'Occidente, non fa impazzire tanto quanto appunto l'Occidente. Cioè io amo molto di più l'ambiente di uno Spider-Man di Ghost of Tsushima. Sì, probabilmente è un'eresia perché è un'altra città, metropoli contro natura. Lo so, ma io sono una mentalità, tra virgolette, da cittadino nonostante abiti in un paesino. Però a me piace molto di più la metropoli, ma queste ambientazioni qua, ragazzi, sono spettacolari. Ma venendo al punto del perché il secondo posto, fidatevi che sarebbe stato un primo al 100%, anzi si meriterebbe un primo posto, se non, come ho detto prima, sono praticamente generi a sé, quindi paragonarli non ha senso, però il gameplay è fantastico, ragazzi. Allora, io di primo acchito, appena sono entrato a guardare il gioco, ho detto mica che brutti i modelli, perché non erano eccezionali. Venivo da The Last of Us parte 2, avevo appena finito, chiaramente a livello generico The Last of Us parte 2 aveva dei modelli fatti da Dio, Ghost sono un po' leggeri come tipologia di modelli, ma il combat system, ragazzi, è divertente, la tipologia di gioco è divertente, non avete livelli, ragazzi. Quali sono i tre ostacoli, le tre rotture di palle più grandi? I livelli, il combat system e poi le zone a livelli, che è QG,
giro dei livelli, ma io prima intendevo i livelli del protagonista e dei nemici. Ci sono giochi appunto come Assassin's Creed dove ci sono le aree con i livelli dove non puoi andare, o le missioni che richiedono un livello per. Ecco, tutti quei tre paletti lì qua non ci sono. Quindi non ci sono missioni a cui richiesto un livello, i nemici non hanno un livello, il combat system è figo, avete le posture, è dinamico, è reattivo, addirittura ragazzi non avete neanche il lock, ok, per fissare il nemico, quindi a lock libero sarebbe ancora più difficile lottare, ma qua ti diverti, ti godi ragazzi, potete ammazzare in maniera stealth tutti indipendentemente dal livello, dal primo all'ultimo, tranne i generali. Ma alla fine, quando riuscite ad upgradare un po' la vostra potenza, se fate, andate nei vecchi campamenti, i generali li potete massacrare in stealth, ragazzi. Andate giù e li massacrate, c'è proprio il comando massacra. E all'inizio voi direte, ma allora non ha senso. No, basta tenervelo per ultimo, perché poi tutti i soldati attorno li potete fare fuori in modalità furtiva senza dover upgradare una minchia. Non dovete upgradare quel coltellino celato che avete in Assassin's Creed. Ecco, qua non dovete farlo. Andate lì, zac, lo ammazzate. È la parte più divertente del gioco, porca miseria. Voi iniziate, vedete l'accampamento, individuate i nemici e la fate stealth. Penso che sia una goduria, una pace interiore, ragazzi, fantastica. E se vi beccano, il gameplay è fighissimo con i confronti, con quei confronti 1-1, oppure anche combattere la samurai, la action, vedendo in base alla tipologia di nemico cambiare il combat system, se da spadaccino contro uno scudo, contro un lanciero o contro un bruto. Ragazzi, il combat system appunto è stradinamico, è dinamico, e poi non siete obbligati a fare le secondarie. Ditemi voi quando è l'ultimo gioco di questa tipologia dove non siete obbligati a fare le secondarie, ragazzi. Cioè io le ho fatte nella prima parte, non perché non avessi voglia, le ho fatte nella prima parte perché convinto ormai fossero obbligatorie per andare avanti a fare la principale. Invece sto cazzo, cioè voi potete tranquillamente dalla seconda metà in poi, quindi quando andate nella seconda isola, tirare dritto, cioè andare a fare le principali di filata ed essere voi a scegliere se fare le secondarie e potenziarvi, se fare i racconti dei miti e potenziarvi, oppure tirare dritto e fare un po' più in difficoltà, ma al limite fate le stealth. Cioè, vi dà la libertà totale della gestione sia delle missioni che del combat system, ragazzi. Basta, ho detto abbastanza. Arriviamo alla top, dove, come vi ho detto prima, in realtà si meriterebbe un primo posto anche Ghost, per quanto mi riguarda. Cioè, fino a qualche settimana fa sarebbe stato lui al primo posto, ok? Però non si può mettere al primo posto un gioco che mi appartiene molto. Chi mi conosce sa già di cosa sto parlando, anzi direi che è scontata per lui la risposta. E sì, sto parlando di Demon's Souls, il remake di Demon's Souls. Ragazzi, io di questo gioco qua non ne sapevo nulla, vi faccio prima capire cosa intendo dire, perché non l'avevo giocato, ma è stato il gioco dove mi ha fatto conoscere tutta la saga dei Souls-like e fatto amare uno dei miei generi, che poi è diventato praticamente tra i miei generi preferiti, perché vabbè, ci sono anche altri, però Demon's Souls ha aperto la strada ai miei giochi, o meglio al mio genere di giochi preferiti, ovvero appunto i Souls-like. Io questo titolo qua, cosa intendo dire con non lo conoscevo e non l'ho giocato? Perché il primo approccio che ho avuto su PlayStation 3 di Demon's Souls non è stata bella. Io l'ho iniziato, ho fatto la prima parte di Boletaria, avevo ammazzato il primo boss e basta, ma in una marea di tentativi, la telecamera era ingestibile, io vedevo della qualità dietro perché io ho sempre amato questo genere di giochi. Vi parlo di all'epoca, anche se io venivo dalla prima persona e non dalla terza, perché venivo da Oblivion, che era tutto in prima, quindi l'idea di spada e scudo a me è sempre piaciuta da prima persona. In terza ero un po' lì, però veramente andare negli spazi stretti, gestire la telecamera, la magia, allora era molto più difficile gestire, seppur più potente. Quindi io lo abbandonai veramente all'1-1, la CP tra 1 e 1, quindi la prima, subito. Mi ha
l'ha fatto rimanere lì tutto l'hype, tutta la voglia, fino a quando un mio caro amico alle superiori mi disse: vecchio, perché non provi Dark Souls? E io ho detto: che tipo di gioco è? E lui ha fatto: guarda, è quello dopo, non nel senso di storia o trama, ma è il secondo gioco fatto di questa tipologia qua. Io ero lì molto scettico, appunto perché Demon's Souls originale non mi piacque per la via di telecamera, non di gioco, proprio la telecamera era ingestibile. Allora ho detto: guarda, no, non mi piace, non mi interessa. Oh minchia, ho provato Dark Souls e da lì è stato amore a prima vista. Ho iniziato l'1, il 2, il 3, tutti li ho fatti, ragazzi, tutti i Souls-like li ho fatti. Dunque, nel corso di questi anni qua, ovviamente, tra i vari Soul e anche titoli appunto vicini alla tipologia di gameplay alla Soul, quindi anche Sekiro, che si avvicina parecchio, è praticamente il fratello gemello, boom. Io ho sempre detto, sarebbe una figata giocarmi al giorno d'oggi Demon's Souls, perché ho acquisito esperienza, non avevo esperienza di questo genere, adesso l'ho acquisita. Chissà come sarebbe se giocassi ora Demon's Souls. Minchia, non l'hanno fatto per PlayStation 4. L'hanno fatto direttamente al lancio della PlayStation 5. E ho potuto godermelo stratanto il gioco, davvero, dalla prima all'ultima arcipietra, con la possibilità anche di rigiocarci quanto vuoi, con la possibilità anche di dire: ma proviamo un attimo questo nuovo setup, proviamo ad andare in quest'area qua prima, proviamo a ricominciare ad andare lì. Ragazzi, diciamo che questo è stato il mio Dark Souls 4, mettiamola lì, quindi è letteralmente un capitolo nuovo di pacca, perché io al di fuori della prima parte della prima arcipietra non avevo visto, e una prima parte della seconda arcipietra non avevo visto niente di Demon's Souls, quindi per me è stato un nuovo gioco e non è stata una riscoperta, una scoperta, perché conosco il genere, ma è stato una sorta di scoperta, anzi userei più questo termine, è vero, perché ho potuto capire e vedere il capostipite che poi ha dato origine al mio genere preferito. E con origine e con capostipite si intende anche con i difetti, o meglio, più che con i difetti, intendo anche con i malus che poi hanno tolto, come per esempio il fatto che in questo Demon's Souls voi non avete cure infinite, perché non avete gli elisir che una volta andati al Nexus o alla vostra base o al falò si ripristinano un corno, avete le erbe, avete cure consumabili, gestibili, comprabili, ma consumabili. Poi le boss fight non sono vicine al falò, sto cazzo, ce ne sono poche vicino al falò, le ultime degli scenari sono vicine al falò e neanche della prima arcipietra. Quindi stiamo parlando di un percorso che tu tutte le volte devi ripartire dall'inizio, cioè è una cosa che nei Soul non si è mai vista, appunto perché poi è stata una roba aggiornata, cioè solo in Dark Soul avevi la strada lunga dall'ultimo falò alla boss fight, sì, ma poi c'erano vari falò di intramezzo e anche questo aspetto qui lo hanno aggiunto rispetto a qui, che non avete falò di intramezzo. So che per chi non è dentro non capisce bene quello che intendo dire, ma credetemi che partire dal vostro falò, dalla prima base, dalla prima spada, chiamatela come volete, dal primo falò e andare al Nexus senza, con la consapevolezza che da lì in poi non avresti più trovato dei checkpoint, ma che anzi quella sarebbe stata la strada fino al boss, è una roba mentalmente che ti dice minchia, ti fa dire what the fuck, perché sei abituato a dire boom, oggi parto e arrivo al pezzo dopo dove c'è un altro falò, poi c'è un altro pezzo, un altro falò e poi c'è la boss fight lì vicino. Qui non è così, inizi e sai che quella sarà la strada che andrai a fare per andare a incontrarti contro il boss. Oltre al fatto della trama, delle chicche che ci sono nascoste, del fatto anche che se non stai attento ti perdi un sacco di cose, oltre a passaggi ti perdi anche delle armi, dei potenziamenti, degli incantesimi, cioè non è facile starci dietro, devi avere un background anche a livello di conoscenze, però se non ce l'hai e lo giocate come ho fatto io ve ne godete un sacco, ma un sacco, poi andate a leggervi e vi rifate quelle parti lì che non avete fatto magari, o ricominciate da capo. E niente ragazzi, io so che sto quasi facendo una sorta di recensione di Demon's Souls,
talmente sono stato, ma quando lo hanno annunciato io sono rimasto a bocca aperta perché non me lo aspettavo minimamente. E dunque, anche questo video è giunto al termine, sono contento finalmente di aver potuto fare anche io top e flop dell'anno. Ogni volta l'ho sempre visto e adesso non puoi veramente farlo durante l'anno. È arrivato il momento, ho aspettato apposta la fine per poter avere più tempo per giocarmi tutto praticamente e avere più chiara la situazione. Scrivetemi sotto nei commenti cosa ne pensate anche voi della vostra lista di top, oppure se siete d'accordo con la mia, se non siete d'accordo con la mia, parliamone, che non mi dà assolutamente fastidio. E niente, come sempre io vi ringrazio per essere passati qui dal mio canale, scrivetemi anche cosa ne pensate in generale, pian pianino sto sistemando tutto il setup, io vi ringrazio ancora e vi auguro una buona giornata a tutti e una buona festa a tutti ragazzi, buon inizio 2021 e speriamo che sia molto molto meglio rispetto al 2020, no? Che dite? Dai ragazzi, buona giornata a tutti!